giardino, tra le altre piante, ci sono anche dei bei esemplari di aloe vera, che è questa pianta. L'aloe vera da non confondere con l'aloe arborescens, che è quell'altra aloe che ha, diciamo, delle foglie molto più piccole. Invece l'aloe vera è quella che veniva utilizzata anche dalla scuola medica salernitana, e veniva utilizzata, la cosa interessante, veniva utilizzata grosso modo nello stesso modo come oggi si utilizza, cioè questo gel che fuoriesce dalla foglia una volta tagliata. Questo gel è un ottimo lenitivo per delle eventuali scottature che si possono avere sulla pelle, ed era utilizzata alla stessa maniera anche dalla scuola medica salernitana. È interessante ricordare il fatto che l'aloe vera era una pianta che nella tradizione agricola, diciamo, del territorio nostro, veniva utilizzata per esempio per curare le ferite generate dal gioco sugli animali, cioè tipo i buoi che devono essere utilizzati per i lavori agricoli. Ecco, si mettevano delle foglie di aloe vera al di sotto del gioco, dell'attrezzo che serviva a collegare i buoi agli attrezzi agricoli, e questo per curare le ferite che il gioco determinava sulla pelle dell'animale.